Eccoci qua ritrovati, torniamo a parlare di grande tennis, torniamo a parlare del terzo torneo del Grande Slam. Dopo aver analizzato il tabellone maschile di Wimbledon, analizziamo anche il tabellone femminile che vede l'assenza della campionessa uscente, la campionessa nel 2019 di Simona Halep, visto che il problema al polpaccio perdura, non migliora, ecco l'assenza per quanto riguarda la tennista rumena che non sarà presente al via del terzo torneo del Grande Slam. Un'assenza importante dopo il successo raccolto nel luglio del 2019 contro Serena Williams nei campi sempreverdi del Hollingham Club. Un'assenza che poi va sommata anche all'assenza della campionessa a Melbourne all'Australian Open 2021 di Naomi Osaka dopo il successo raccolto nel cemento di Melbourne Park, dopo il ritiro invece a causa dei problemi personali al Roland Garros al secondo turno dello slam transalpino. Ecco una pausa prima del grande ritorno nella sua Tokyo per quanto riguarda i giochi olimpici. Non ci sarà quindi Naomi Osaka, non ci sarà Simona Halep, ma non sono solamente queste le due uniche assenze nel tabellone femminile. Assente anche la statunitense, la tennista a stelle e strisce Jennifer Brady, assente la belga Philipsen, assente anche la russa Margarita Gasparian. Assente Ioana Conta per un contatto con il membro a causa della positività di un membro dello staff di Ioana Conta al Covid-19. Quindi non ci sarà la tennista beniamina di casa, la tennista che dava sicuramente qualcosa in più al pubblico di Wimbledon. Non ci sarà, come diciamo, Naomi Osaka, non ci sarà Simona Halep, non ci sarà neanche la ceca Barbora Strizova, non ci saranno le cinesi Wang Qiang e Zheng Saisai e anche l'ucraina di Diana Stramayenka. Queste le assenze nel tabellone femminile, ma andiamo a ripercorrere quello che è il seeding di questo terzo torneo del Grande Slam, con ovviamente al numero 1 Ashleigh Barty, che dopo il ritiro a causa di un problema muscolare al secondo turno del Roland Garros 2021, un ritiro che ha sicuramente sorpreso tutti quanti, quel match perso contro la polacca Linette al secondo turno del Roland Garros 2021. Torna grande protagonista, ma attenzione al primo turno, il match contro la rientrante, contro il ranking protected Carla Suarez Navarro, che dopo i problemi personali, dopo una grandissima battaglia vinta al di fuori del campo, torna a battagliare, torna grande protagonista nel circuito WTA. Quindi un primo turno da vivere, un primo turno che presenta subito una partita davvero molto molto entusiasmante, quella tra la numero 1 Ashleigh Barty e Carla Suarez Navarro. Al numero 2 Irina Sabalenka, che cerca comunque una grande performance a Wimbledon nel terzo torneo del Grande Slam. Terza piazza per Elina Svitolina, lo sappiamo, la sua non grande performance all'interno delle due settimane, ancora un titolo del Grande Slam da mettere in bacheca. Sarebbe clamoroso centrare il primo titolo del Grande Slam proprio qui a Wimbledon. Quarta piazza per Sofia Kenin, quinta piazza del seeding per Bianca Vanessa Andreescu, sesta piazza per Serena Williams, che cerca il tanto agoniato
e aggancio a Margaret Court per quanto riguarda i titoli del Grande Slam vinti nella speciale classifica all time. Settima piazza per Iga Swiatek, ottava piazza per Carolina Pliskova, che deve riscattare la sconfitta al primo turno al Roland Garros 2021. Nona piazza per la Svizzera Belinda Bencic, decima piazza per Petra Kvitova, due volte campionessa qui ai Championship nel lontano 2011, dieci anni fa, e poi nel 2014. Primo turno da non invidiare contro l'americana Sloane Stephens. Undicesima piazza per Garbin Muguruza, dodicesima piazza per Victoria Azarenka, e poi via con Elise Mertens, la campionessa, poi Carolina e Barbora Krejcová, la campionessa uscente al Roland Garros 2021, l'ultima vincitrice di un torneo del Grand Slam, Barbora Krejcová, numero 15 per Maria Sakkari, numero 16 per la finalista a Parigi invece Anastasia Palovincenkova, numero 17 per Kiki Bertens, numero 18 per Elena Rybakina, numero 19 per Carolina Muchova, numero 20 per Coco Gauff, che esattamente due anni fa riuscì a interpretare alla perfezione questo torneo, facendosi conoscere nel circuito femminile con una grandissima performance partita dopo partita. Per la numero 21 Ons Jabeur, numero 22 per Jessica Pegula, numero 23 per Madison Keys, numero 24 Annette Contaveit, numero 25 Angelique Kerber, che dopo il successo arrivato esattamente tre anni fa contro Serena Williams, un'altra finale persa per la tennista americana, è tornata a vincere a distanza di quasi tre anni da quel successo un torneo in preparazione di questo evento importante per rilanciare la sua carriera. E attenzione ad una possibile incrocio proprio contro Serena Williams al terzo turno di Wimbledon 2021. Numero 26 per Petra Martic, non ci sarà la numero 27 Joanna Konta a causa della positività di una membro dello staff alla Covid-19, numero 28 per Alison Risk, numero 29 Verochina Kudermetova per la tennista russa, numero 30 Paola Badosa, grande performance al Roland Garros nella terra rossa parigina, numero 31 per Daria Kasatkina, numero 32 Ekaterina Aleksandrova. Questo il seeding del tabellone femminile. Andiamo con la prima parte del tabellone. Dicevamo in precedenza, una match da vivere, una match tutto da vivere tra Ashley Barty e il ranking protected Carla Suarez Navarro al primo turno, con l'insidia della ungherese Bados al secondo turno per Ashley Barty in caso di successo contro la tennista spagnola, con un possibile incrocio visto comunque anche il attenzione in questa parte di tabellone alla Lucky Loser Wang contro la Siniakova, e attenzione vista l'assenza di Joanna Konta, che poteva affrontare Ashley Barty al terzo turno del torneo femminile, ecco la presenza del Lucky Loser invece la cinese Wang. Numero 17 per Kiki Bertens, quindi nella prima parte di tabellone c'è la presenza della tennista olandese, che potrebbe comunque essere una figura importante all'interno di queste due settimane, perché la tennista olandese potrebbe tornare grande protagonista all'interno del All England Club. Un primo turno però molto insidioso dopo le buone performance offerte a Parigi con l'Ucraina Kostyuk, che affronta proprio Kiki Bertens nel primo turno. Da mettere un asterisco soprattutto sul match tra Sevastova e Diaz, impegnata nella prima parte del tabellone anche l'azzurra Yasmin Paolini, che affronta invece una ranking protected come la tedesca Andrea Petkovic, presente anche la campionessa uscente di
Parigi, la campionessa della Roland Garros 2021, Barbara Krejcová, che esordisce in quel di Wimbledon a livello personale contro la danese Tauson. Possibile incrocio al quarto turno tra la numero 1 al mondo Ashleigh Barty e la ceca numero 14 campionessa uscente a Parigi, Barbara Krejcová. Questo per quanto riguarda la prima parte del tabellone. Andiamo alla seconda parte con la presenza di Victoria Vika Azarenka, esordio contro la ranking protected Ucraina Kozlova, una prima parte di tabellone non così, diciamo, preoccupante per la tennista bielorussa, ma attenzione all'incrocio tra Vondrousova e Kontaveit al primo turno. Questo è un match da mettere sicuramente un bel asterisco, perché potrebbe regalare tantissime emozioni per quanto riguarda il primo turno di Wimbledon 2021, il match tra la ceca Vondrousova e l'estone Kontaveit, con un possibile incrocio al terzo turno proprio tra Azarenka e Kontaveit. Nella parte invece bassa di questa sezione del tabellone, Kasatrina Tig sarà sicuramente una partita da tenere d'occhio, con la russa che parte assolutamente favorita, con i favori dei pronostici rispetto alla tennista rumena, ma attenzione alle sorprese nell'erba sempre verde del All England Club. Una parte di tabellone che vede anche la presenza della lettone Ostapenko, che esordisce contro la canadese Fernandez. Parte del tabellone che vede la presenza anche dell'australiana Tomjanovic, esordio contro la belga Minen, e anche di Bianca Vanessa Andreescu, che esordirà contro l'esperta transalpina Cornet. Un possibile ottavo di finale, quello che vede invece la partita tra Victoria Vika Azarenka e Bianca Andreescu. Ma in questa seconda parte del tabellone le sorprese potrebbero essere comunque un argomento da parlare giorno dopo giorno all'interno di queste due settimane dedicate al terzo torneo del Grande Slam. Andiamo alla terza parte del tabellone con la presenza di colei che vorrebbe emergere anche nei tornei delle due settimane. Stiamo ovviamente parlando di Elina Svitolina, che esordirà contro la belga Van Juttekamp al primo turno. Un incrocio da temere invece al secondo turno contro la vincente del match che si disputerà nelle prossime ore tra Linette e Anisimova, e il derby tutto spagnolo da vivere tra Bolsova e Badosa per quanto riguarda il primo turno. Presenza di Carolina Muchova all'interno di questa sezione del tabellone, esordio contro la cinese Zhang, ed è anche la parte di tabellone della nostra Camila Giorgi, che affronterà la svizzera Teichmann al primo turno di Wimbledon 2021. Parte il tabellone che ospita anche la finalista uscente al Roland Garros 2021, stiamo ovviamente parlando della russa Anastasia Paluvincenkova, che affronterà al primo turno la rumena Bogdan. È sicuramente una parte di tabellone per quanto riguarda Camila Giorgi che potrebbe dargli qualche soddisfazione, perché comunque passare il primo turno in croce contro Carolina Muchova al secondo sarà sicuramente una test provante per la tennista azzurra, che comunque parte con tantissime possibilità di disputare un grandissimo torneo, e speriamo di ripetere l'exploit del 2018 quando si fermò ai quarti di finale di fronte a Serena Williams. Quarta parte del tabellone che vede la presenza di Belinda Bencic contro l'esordio della tennista svizzera, sarà contro la slovena Juvan. Ci sarà anche Martina Trevisan, che affronta il ranking protected Elena Vesnina. In questa parte del tabellone invece c'è anche la presenza della classe 2004 della tennista americana a stelle e strisce
Corey Goff, che affronterà la wild card britannica Jones. Sarà anche la parte di tabellone che vede come grandi protagoniste da una parte Angelique Kerber, campionessa nel 2018 e la finalista del 2018, colei che cerca il record all time per quanto riguarda gli slam vinti nei tornei della grande slam femminile. Stiamo ovviamente parlando di Serena Williams, che affronta al primo turno la bielorussa Sasnovic, ma aspetta con tanta ansia già Angelique Kerber al terzo turno per poi vedere cosa succederà, se riuscirà ad arrivare alla seconda settimana di Wimbledon 2021. Dopo aver parlato della parte alta del tabellone, andiamo ad analizzare anche la parte bassa del tabellone, la quinta sezione del tabellone del terzo torneo del Grande Slam, che prevede un match davvero imperdibile, un match impronosticabile tra la ceca Carolina Pliskova e la slovena Zindanec, che dopo aver fatto un percorso eccezionale raggiungendo addirittura la semifinale al Roland Garros 2021, semifinale poi persa contro la russa Anastasia Palovincenkova, cerca un altro grandissimo exploit anche al Hollingen Club. Primo turno da vivere, primo turno impronosticabile contro la ceca Carolina Pliskova, che dopo aver perso contro la poi campionessa Barbora Krejcová al primo turno del Roland Garros 2021, deve assolutamente reagire. Quindi un primo turno che vede di fronte la Zindanec, che a Parigi al Roland Garros ha fatto una mezza impresa battendo al primo turno Bianca Vanessa Andreescu, dall'altra parte colei che invece è uscita al primo turno, invece stiamo ovviamente parlando di Carolina Pliskova, che dopo aver perso contro la poi campionessa Barbora Krejcová adesso deve reagire contro la slovena Zindanec nel primo turno di Wimbledon 2021. Una parte di tabellone che poi potrebbe comunque portarla ad affrontare al secondo turno la vincitrice dello scontro tra la croata Bekic e la russa Potapova. Un match da seguire sarà quello tra la tennista americana a stelle strisce Ann Lee e l'argentina Podoroska, che dopo aver raggiunto lo scorso anno la semifinale al Roland Garros adesso deve comunque tornare grande protagonista nel circuito femminile. Un match importante anche quello tra Angelique Risk e la ceca Martinkova, e poi non dimentichiamoci dello scontro tra Jessica Pegula e la francese contro la transalpina Caroline Garcia. È anche la parte di tabellone che vede forse il big match, la partita imprevedibile, la partita da seguire tra Sloane Stephens da una parte e la due volte campionessa qui ai Championship a Wimbledon nel lontano 2011 e nel 2014 Petra Kvitová, tra la tennista ceca, tra il mancino della tennista ceca e la potenza di Sloane Stephens. Staremo a vedere come andrà a finire questo primo turno, questo match imperdibile della quinta parte del tabellone. Sesta parte che vede invece la presenza della belga Elise Mertens, che affronta la wild card britannica Dart al primo turno, con un possibile incrocio contro la tedesca Bartel, una ranking proctored al secondo turno. C'è anche la presenza di Madison Keys, che affronta la qualificata britannica Swan, e c'è anche la presenza di un match imperdibile tra la Kudemetova e la Svedese, tra la Svizzera Golubicic. Da
da comunque segnalare l'incrocio tra la slovena Herzog e Daniel Collins al primo turno. Questo è un match che prevedo andrà al terzo set e che potrà anche regalare tantissime emozioni per quanto riguarda il primo turno di Wimbledon 2021. Sofia Kenin che invece affronta la qualificata cinese Xin Wang al primo turno, con poi in previsione un certo derby tutto americano, tutto a stelle e strisce, contro la vincente del match tra Brangle e l'altra americana McHale. Andiamo alla settima parte del tabellone, perché Iga Swiatek, dopo non essere riuscita a centrare il bis a Parigi dopo il successo ottenuto lo scorso anno, se la vedrà al primo turno contro la tenista asiatica Issie, che dopo aver eliminato al primo turno a Melbourne Park Bianca Vanessa Andreescu, cerca un'altra grande impresa, perché la tenista taipana potrebbe comunque essere una sorpresa del tabellone femminile. Quindi segnaliamo anche questa partita da vivere, da comunque seguire nel primo turno femminile tra la Swiatek e l'Issie, che dopo aver eliminato Bianca Vanessa Andreescu a Melbourne Park all'Australian Open 2021, cerca un'altra grande impresa, questa volta contro la tenista polacca Iga Swiatek. Una parte di tabellone che vede anche la presenza di Vera Zvonareva, che potrebbe essere l'avversaria di Iga Swiatek al secondo turno in caso di successo della tenista russa contro la ceca Buzkova, e una parte di tabellone che vede anche la presenza di un'altra tenista comunque che ha fatto la storia del tennis femminile, anzi altre due tenniste che hanno fatto la storia del tennis femminile. Stiamo ovviamente parlando di Venus Williams, che affronta la ranking profit della tenista rumena Buzărnescu, e invece anche con la russa e Svetlana Kuznetsova, che affronta invece l'ungherese Patina Kerkhove nel primo turno, l'olandese Patina Kerkhove al primo turno di Wimbledon 2021. Esordio contro la transalpina, la francese Ferro, per Gabrielle Muguruza in questa settima parte del tabellone. Quindi, facendo un breve ma ricco riassunto di questa settima parte, imperdibile il match tra Iga Swiatek e Issie, e poi attenzione a coloro che hanno fatto la storia del tennis femminile, le russe Vera Zvonareva e Svetlana Kuznetsova, e poi ovviamente colei che ha fatto anche la storia qui a Wimbledon, Venus Williams, che affronta invece la rumena Buzărnescu nel primo turno di Wimbledon 2021. Andiamo anche a parlare dell'ottava e ultima parte del tabellone. Tornando alla parte precedente, non dobbiamo assolutamente anche dimenticare, perché comunque sarà una tennista che vorrà rilanciare le proprie chance, le proprie ambizioni dopo un Roland Garros al di sotto delle aspettative. Stiamo ovviamente parlando di Gabrielle Muguruza, ottava parte del tabellone, con il match all'esordio dopo la semifinale persa contro la campionessa uscente al Philippe Chatrier. Stiamo ovviamente parlando di Barbora Krejcová. Ecco, dopo la semifinale persa a Parigi, vorrà ancora una volta stupire tutti quanti Maria Sakkari, che affronta l'olandese Rass nel primo turno del All England Club, al primo turno dei Championship, un match da temere contro l'olandese Rass. C'è anche la presenza di un'altra tennista che ha fatto la storia della tennis femminile, l'australiana Samantha Stosur, che affronta l'americana Rogers al primo turno, con la probabilità di affrontare poi Maria Sakkari al secondo turno in caso di successo contro la tennista americana.
una match da vivere, quella tra la kazaka Rybakina, che dopo aver fermato la corsa a Parigi di Serena Williams, affronta dal primo turno Carolina Mladenovic, la tennista francese. C'è anche una match davvero imperdibile tra Aleksandrova e Siegmund al primo turno, e poi nell'ultima sezione del tabellone la presenza della numero 2 del seeding qui a Wimbledon, qui al terzo torneo della Grande Slam, e con Irina Sabalenka che affronta la qualificata rumena Niculescu. Un pronostico per quanto riguarda questo terzo torneo della Grande Slam. Ecco, dopo il successo in Australia all'Australian Open 2021 di Naomi Osaka, dopo il successo a sorpresa senza assolutamente una previsione all'inizio, prima dell'inizio della Roland Garros 2021 di Barbora Krejcova, secondo me arriverà il terzo successo differente in questa annata del tennis femminile. Siamo abituati ad avere tantissime sorprese, ad avere anche tantissime emozioni. Io spero sinceramente che sarà la volta buona, la volta dell'aggancio in vetta a Margaret Court per Serena Williams, che però a circa 40 anni dovrà anche comunque vedere come arriverà a questi championship a livello fisico, come sarà a livello fisico la tennista a stelle e strisce. Oppure prevedo un successo a sorpresa, attenzione anche comunque ad una possibile cavalcata di Cori Gauff, che qui proprio si fece conoscere nel circuito WTA 3 anni fa. Quindi un nome a sorpresa sicuramente quello di Cori Gauff, la mia grande favorita sicuramente Serena Williams, per la storia, per quello che, per il rapporto che ha con Wimbledon la tennista americana. Però attenzione anche ad una possibile cavalcata del duo in testa alla seeding femminile. Stiamo ovviamente parlando di Ashleigh Barty da una parte e di Irina Sabalenka dall'altra. Attenzione anche alla performance di Angelique Kerber, che dopo essere tornata al successo a 3 anni dal successo proprio qui a Wimbledon, potrebbe comunque insediare il percorso, anzi insiederà sicuramente il percorso di Serena Williams. Ultimo momento invece dedicato al tennis femminile, senza quasi speranza ovviamente le azzurre da una parte, Yasmina Paolini e Martina Trevisan, invece io prevedo un grande torneo per quanto riguarda Camila Giorgi, la speranza azzurra nel tennis femminile qui nell'erba sempreverde di Wimbledon. Ringrazio per attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.